Salve, sono Paolo Albani. L'oggetto della mia conversazione, che si intitola In Paradiso Adamo parla danese, riguarda il dibattito sul tema di quale lingua parlassero Adamo ed Eva, Dio e il serpente nel giardino del paradiso, un tema che in epoche lontane ha appassionato studiosi, uomini di culto, letterati, insieme a temi contigui del tipo dov'è geograficamente collocabile il paradiso. Di questa mia conversazione ho fatto un PDF, c'è un PDF che ho mandato a Alberto D'Amico, questa conversazione, comunicazione viene online per i motivi che voi sapete. Comunque vedo un sacco di gente un po' pigiata, laggiù ci sono delle persone senza mascherina, mi raccomando, mettetevi la mascherina. In modo preliminare va detto che per linguaggio adamitico, lingua adamica, si intendono a volte il modo con cui Dio comunica con Adamo, quindi un linguaggio divino, altre volte invece è proprio il linguaggio inventato da Adamo per nominare le cose, fra cui anche per nominare colei che è uscita dalla sua costola, cioè Eva. Bisognerebbe anche precisare che il linguaggio di Adamo è una cosa quando ci si riferisce a come parlava Adamo prima di essere cacciato dal paradiso terrestre e qual è la lingua o le lingue che si parlano nel paradiso da parte degli eletti che arrivano in questo mondo celeste. C'è da precisare che nell'ambito di questo dibattito si confrontano anche due tesi, una quella della monogenesi, cioè che esista una lingua madre unica da cui sono derivate tutte le altre, lingua madre che spesso si identifica con quella di Adamo, con quella parlata da Adamo, a cui si contrappongono invece una tesi per cui le lingue si sono evolute storicamente e si sono modificate nel tempo senza derivare tutte da un'unica lingua primordiale. Va detto subito, in modo molto semplice, che i padri della Chiesa, dal teologo greco Origene a Sant'Agostino, hanno sempre sostenuto e creduto che la lingua parlata da Adamo, prima della confusione delle lingue, fosse l'ebraico, cioè era questa la lingua primordiale, la lingua madre dell'umanità da cui tutte le altre lingue sarebbero scaturite. L'unico dissidente su questo punto è il vescovo Gregorio di Nissa, scusate, secondo il quale Dio non parla ebraico. Nissa, Gregorio, critica anche l'immagine di un Dio che sia una sorta di maestro, di maestrino di scuola che insegna l'alfabeto ai nostri padri. Anche Dante, va detto di passaggio, nel De Vulgari Eloquentia, sostiene che l'ebraico sia la lingua di Adamo. Fu dunque l'idioma ebraico quello che costruirono le labbra del primo parlante, dice Dante, nella traduzione italiana dal latino, salvo poi in seguito, come vedremo, Dante cambia idea su questo punto. Non tutti concordano con i padri della Chiesa che ritengono l'ebraico la lingua umana delle origini, la lingua sancta. Per alcuni è il siriaco, la lingua edenica, per altri ancora, individuando nel Gange il fiume del paradiso, si parla il sanscrito in quel luogo celeste, ne vanno escluse facendo riferimento a volte a etimologie completamente fantasiose, le ipotesi che la lingua adamica sia il greco o il latino. C'è un medico nel 500 e linguista olandese Johannes Goropius Becanus che sostiene la tesi che il dialetto di Anversa presenta certe caratteristiche tipiche di una lingua primitiva, il più alto numero di parole monosillabiche, una ricchezza di suoni, la possibilità di generare parole composte, che lo fanno apparire come una sorta di derivato della lingua adamica.
Ma sull'origine della lingua adamica l'elenco non finisce qui. Ad esempio, c'è un linguista ungherese del 800, un certo Velix, che ritiene che la lingua primitiva parlata da Dante sia il cinese. Per alcuni sono il gaelico scozzese, l'irlandese, la lingua parlata nel giardino dell'Eden. C'è poi, infine, chi più realisticamente, come il filosofo Leibniz, sostiene che la lingua di Adamo è ignota e irrecuperabile sul piano storico. Ricordo anche che Leibniz ha lavorato, ricercato per molto tempo una lingua universale che lui ha chiamato lingua adamica, che era composta di figure geometriche, una sorta di geroglifici. A fronte di questa corposa disputa sulla lingua parlata da Adamo, nel 1688 un medico e filosofo svedese, Anders Kempe, pubblica un opuscolo satirico con lo pseudonimo di Simon Simplex, intitolato Le lingue del paradiso, eccetera, eccetera, perché è un titolo molto lungo, in cui si fa burla di queste controversie, in cui ciascuno, non di rado per motivi politici, pretende di ritrovare in paradiso l'idioma dei propri antenati. Allora lui, Kemp, afferma che Dio parla in svedese ai nostri primi antenati, Adamo risponde in danese, da qui il titolo di questa mia conversazione, e il serpente tenta Eva in una lingua satanica ammantata di termini francesi, essendo il francese una lingua seducente. Torniamo per un attimo a Padre Dante, come lo chiamava Joyce, perché ci offre altri elementi, altri spunti interessanti su come parli il nostro antenato. Dante incontra Adamo nel canto 26° del Purgatorio, come è normale in quel contesto, cioè in paradiso, l'anima di Adamo gli appare avvolta in un fascio di raggi luminosi. Dante avanza una serie di domande a Adamo. Il poeta gli chiede quanto tempo è passato dal dì della creazione a oggi, poi gli chiede quanto tempo ha trascorso in paradiso, sembra soltanto 7 ore, e qual è stata la ragione della cacciata, la superbia, gli risponde poi Adamo. Infine Dante chiede a Adamo lumi sulla sua lingua, e Adamo gli risponde che la sua lingua è del tutto spenta già prima della confusione babelica, e chiarisce come sia cambiato il nome di Dio. Prima che io scendessi all'infernale ambascia, i s'appellava in terra il sommo bene, onde vien la letizia che mi fascia, e el si chiamò poi. Dunque, Adamo nel paradiso chiama Dio con un suono di una vocale, i di un suono cabalistico, mentre dopo sulla terra gli uomini chiamano il sommo bene el, che è il nome di solito indica Dio nella lingua ebraica e che significa il forte, il possente. Rispetto al divulgare eloquenza, Dante sembra cambiare idea. Prima pensa che sia l'ebraico il linguaggio di Adamo, mentre ora nella Divina Commedia la lingua adamica si identifica con un puro suono. In altre parole, mentre nel divulgare eloquenza l'idea di Dante è che la lingua sia fatta da Dio e si mantenga sempre uguale prima e dopo la Torre di Babele, nel poema, nella Divina Commedia, la lingua parlata da Adamo è vista da Dante come una creazione di Adamo stesso, cioè opera naturale, e quindi come tale soggetta alla legge della mutabilità. C'è da dire che c'è chi sottolinea come il regno degli angeli, cioè il paradiso, sia il trionfo del silenzio, dell'ineffabile e del significato puro, che si trasmette senza fare ricorso alla mediazione di alcun significante sensibile, bensì per un atto di intuizione intellettuale, una sorta di telepatia. Detto questo, il passaggio all'idea che il primo linguaggio umano, quello parlato da Adamo, sia stato un linguaggio gestuale, quindi senza
parole è molto breve. I gesti sono un linguaggio visivo e le immagini visive rendono più delle parole. Lo dice Dante stesso nel 33° canto del Paradiso. Il mio veder fu maggio, che non significa il mese, ma maggiore, che il parlar mostra. Cioè Dante vede di più rispetto a quello che è possibile esprimere con il linguaggio umano, cioè a parole. Ora, la superiorità del linguaggio gestuale come lingua universale è sostenuta da molti autori, fra cui un medico e filosofo inglese, John Bowell, che nel 600 scrive un libro che si intitola Chirologia, dove il linguaggio gestuale è considerato la forma originaria del linguaggio propria di Adamo e della umanità primitiva. È interessante notare come questa tesi si ritrova in un romanzo fantastico molto bello, che è L'altro mondo, ovvero Stati e imperi della Luna, siamo nel 1657, di Savinien de Cyrano de Bergerac, che immagina questo volo verso la Luna, dove vi arriva dopo voli rocamboleschi, tentativi di voli rocamboleschi, e qui trova che le classi superiori parlano un linguaggio musicale e le classi popolari, le classi inferiori invece un linguaggio gestuale. Conformemente alla tradizione del tempo, la Luna è il luogo ideale del paradiso terrestre, e infatti sulla Luna Cyrano incontra il profeta Elia, che gli spiega che il luogo su cui cammina è il paradiso terrestre, dove solo 6 persone sono entrate: Adamo, Eva, Enoch, sesto discendente diretto di Adamo ed Eva, San Giovanni Evangelista, lui, il profeta Elia, e Cyrano stesso. Quindi si instaura, per quanto in modo fantasioso, all'interno di questo romanzo di Cyrano de Bergerac, un legame fra lingua lunare, costruita senza parole, fatta solo di gesti e musica, parlata sulla Luna, che è il paradiso terrestre, e lingua originaria, lingua adamica. Un altro aspetto che mi piace sottolineare a proposito della lingua adamica riguarda le sperimentazioni linguistiche delle avanguardie storiche. Non di rado poeti dadaisti e futuristi, a commento delle loro elaborazioni fonetiche, semantiche, sonore, affermano di essere alla ricerca di una lingua primitiva, primordiale dell'umanità. Nei suoi diari, ad esempio, intitolati La fuga dal tempo, Ugo Ball, nel 27, esprime il dubbio sulla priorità spettante alla parola parlata, pensata o scritta, e propende a favore di un linguaggio, attenzione, paradisiaco dei segni. La stessa cosa la si ritrova, per esempio, nella lingua trasmentale dei russi, la cosiddetta Zaum, che è una lingua priva di regole grammaticali, di prescrizioni sintattiche, di convenzioni semantiche e di norme stilistiche, creata per esprimere le emozioni e le sensazioni primordiali che vanno perdute nei significati delle lingue ordinarie, le lingue comuni. Uno dei maggiori poeti russi futuristi, Alexei Krucienek, definisce la Zaum una lingua universale, una lingua libera, lingua di propria invenzione, lingua che non ha un significato definito, nuovo e sperante, lingua economica, oltre che suono oggetto, suono disegno, suono parola. L'universalità della Zaum si basa sul fatto che nella storia degli uomini i suoni precedono i significati, i suoni rappresentano un elemento naturale e perciò stesso universale della comunicazione umana. Fra parentesi ricordo che nel 71, per verificare le caratteristiche di ambiguità e di autoriflessività dei messaggi estetici, Umberto Eco si è inventato una lingua edenica, una lingua codice estremamente semplice, un modello ridotto di linguaggio estetico costruito
laboratorio in un piccolo saggio che si intitola appunto Generazione dei messaggi estetici in una lingua edenica. E qui ecco, si inventa appunto che Adamo ed Eva, in questa natura lussureggiante nell'Eden, usano una lingua che si compone di suoni, di un repertorio di suoni molto ristretto, combinabili tra loro in sequenze tenendo conto di particolari regole. Essendo console magnifico dell'Istituto Patafisico Vitellianense, non posso esimermi dal citare Alfred Jarry, scrittore e drammaturgo francese, morto giovanissimo fra l'Ottocento e i primi anni del vissuto del Novecento, e che è fondatore della patafisica, scienza delle soluzioni immaginarie, che in un capitolo del suo libro Gesta e opinioni del dottor Fostrol, patafisico, racconta che il terzo re di una isola chiamata Amorfa, un'isola simile a un corallo molle, ameboide, ha ritrovato una lingua paradisiaca, intelligibile agli stessi animali. Per concludere, e l'italiano? Dove lo mettiamo l'italiano in questa faccenda della lingua adamica? Il protagonista delle Confessioni del Cavaliere d'Industria Felix Krull di Thomas Mann, uscito in versione definitiva nel 1954, alla domanda di un direttore d'albergo che gli chiede se conosce l'italiano, risponde: «Ma signore, che cosa mi domanda? Sono veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo!» E aggiunge: «Sì, caro signore, per me non c'è dubbio che gli angeli parlano italiano. Impossibile immaginare che queste creature del cielo, che vivono in paradiso, questo lo aggiungo io, si servono di una lingua meno musicale». Voglio ricordare che nella scolastica medievale la lingua degli angeli, riconducibile spesso alla glossolalia, al parlare in lingue, cioè con dei suoni strani, misteriosi, incomprensibili, è descritta come una lingua che ignora la mediazione dei segni, dello spazio e del tempo, e che si manifesta attraverso una comunicazione immediata e libera, ovvero dipendente dalla sola volontà dell'angelo. Quindi è una lingua senza reticenze originali, nel senso che non proviene da nessuna istituzione. La lingua degli angeli procura una conoscenza intuitiva e universale. Una curiosità: il linguaggio degli angeli è chiamato enochiano da Enoch, che è questo personaggio biblico sesto discendente diretto di Adamo ed Eva, da John Dee, che è un alchimista e anche scienziato inglese del Cinquecento, che insieme al suo assistente afferma di comunicare con il mondo degli spiriti. Espulsi dal paradiso, Adamo ed Eva portano con sé l'enochiano, questo linguaggio degli angeli, lo stesso che Adamo ha usato per dare un nome a tutte le cose. In un certo senso, Dee sostiene che nel corso del tempo l'enochiano si è gradualmente degradato fino a diventare quello che conosciamo come proto-ebraico, con pochi legami con la lingua degli angeli. L'insegnamento dell'enochiano è alla base di una società occulta nata nel 1888 a Londra, chiamata Ordine dell'Alba Dorata nell'altro. Fra i testi in enochiano insegnati da questa setta c'è una formula che permette di rendersi invisibili. Quale modo migliore per congedarmi da voi che leggere questa formula? Ol sonuf var so gogo it balt lons calz vump sobra zol ro ita nat.